Ciao raga, ciao, come va? Ma che me ne frega? Tirocinio, anzi, tirocinio curricolare. Oggi parleremo di questo, di come è stata la mia esperienza nel fare il tirocinio curricolare. Ci tengo a precisare che è curricolare per far capire che è una cosa seria, ma non troppo, e che l'ho fatta solo perché ero obbligato, ovviamente. Non sono mica matto che vado a lavorare per scelta, l'ho fatto solo perché lo dovevo fare. Praticamente l'università mi ha detto: o fai questo tirocinio e ti diamo 6 crediti, oppure ti picchiamo, oppure non ti parlo più. E io gli ho detto: no, no, dai, università, ma perché devi fare così? Dai, vabbè, facciamo questo tirocinio curricolare. E quindi ho fatto un tirocinio curricolare per la durata di 170 ore all'incirca. Cioè, ne dovevo fare 150 obbligatorie, ne ho fatte anche 20 in più, raga, che ce lo scrivo nel curriculum, certo. Ci scriverò: sono stato sfruttato per 20 ore in più di quelle che dovevo essere sfruttato. Vabbè, comunque volevo parlare della mia esperienza e di quanto mi sia servito fare questo tirocinio curricolare obbligatorio. Ci tengo a sottolinearlo perché sennò sembro pazzo che l'ho fatto per scelta. In triennale. È servito? Dipende da cosa si intende per servire. Se per servire si intende imparare a timbrare il cartellino per andare a far finta di lavorare per 8 ore, allora sì, mi è servito, però quello diciamo che in Italia è uno sport nazionale, quindi lo sappiamo già fare di nostro, non abbiamo bisogno di impararlo. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, andiamo in ordine. Praticamente dovevo fare questo tirocinio. Mi è appena arrivato un messaggio su WhatsApp di un mio amico che mi ha scritto infame. Sì, sono io, sono proprio io. Vabbè, comunque, ho trovato questo tirocinio in questa società di cui non dirò il nome, perché sennò gli faccio troppa pubblicità. Facciamo che, per comodità, questa società, nell'arco di questo video, la chiamerò la Masturbazioni S.p.A. Facciamo finta che fosse una società di consulenza in masturbazionologia. Vi ho appena dato gratis un'idea di business. Guardate che me la ricorderò questa cosa, quando mi avrete rubato l'idea. Comunque, è servito, dipende da cosa si intende per servire. Se per servire si intende ho imparato qualcosa che mi servirà per il lavoro che voglio fare in futuro, allora no, perché comunque sono ancora in triennale, comunque devo fare ancora la magistrale, perché voglio arrivare a lavorare il più tardi possibile. Voglio arrivare a lavorare che sono già vicino alla pensione. No, a parte gli scherzi, essendo che sono ancora in triennale, essendo che devo fare ancora la magistrale, quello che ho imparato non è nemmeno in linea con quello che vorrò fare alla magistrale, quindi non mi è servito da quel punto di vista. Però, se uno ci pensa bene, quanti esami studiamo che non servono? Quante cose facciamo che non servono, tipo questo video? Il fatto è che non bisogna solo pensare a un obiettivo futuro e al dire: ok, io faccio tutto quello che mi può servire per raggiungere quell'obiettivo futuro. Le cose possono servire intrinsecamente, non solo in prospettiva di un obiettivo futuro. Mi è servita come esperienza di vita, mi è servita per vedere come si sta in un ufficio, come funziona la vita 9-5, non so come si dica in italiano, quando praticamente lavori 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana più un'ora di pausa pranzo, quindi diventano 9-5. Mi è servita a vedere come fare un colloquio di lavoro. E sì, raga, questo, cioè, mi è servita essenzialmente come esperienza di vita. Ed è questo l'importante, perché ricordatevi che noi siamo vivi adesso. Non dobbiamo fare tutto in prospettiva di un futuro che non sappiamo nemmeno se saremo vivi. Dobbiamo fare le cose perché siamo vivi adesso. Poi certo, bisogna anche pensare al futuro, perché se no, se uno non ci pensa, poi rimane fregato, no? Però non bisogna solo vivere nell'ottica di un futuro. E di dire: ok, questo che sto facendo mi sta facendo perdere tempo perché a 30 anni io voglio essere lì. Ok, a 30 anni io voglio essere lì, ma adesso io sono qui. E cosa faccio adesso che sono qui? Penso solo al fatto che a 30 anni sarò lì o penso anche al fatto che adesso sono qui? Nel senso, comunque sia, fa tutto parte del viaggio. Cioè, la vita è un viaggio, no? E questo tirocinio, questa esperienza, le persone che ho conosciuto, l'HR con la quale ho litigato, il capo che mi palpava il sedere. No, scherzo, non è successo. Tutte queste cose me le porterò comunque con me, al di là di un fine correlato che possono avere. Il fine sta nel fatto stesso di averle vissute. Quindi mi è servito da un punto di vista didattico e da un punto di vista del lavoro che vorrò fare in futuro? No, però anche l'università allora non serve, raga, a questo punto. Se uno ragiona così, non serve nemmeno l'università, uno impara a fare il lavoro che vuole fare e basta, fa quello. Che poi, cioè, servire a cosa? A cosa? Cos'è che serve? Non lo sappiamo nemmeno, raga, non sappiamo nemmeno perché esistiamo. Come facciamo a sapere cos'è che serve? Sembra che a volte tutto quello che facciamo lo dobbiamo giustificare in ottica di una sua utilità in futuro. Però, raga, il futuro non esiste. Esiste il presente. E dopo rischiamo di commettere l'errore di vivere 20 anni con l'ottica di quello che saremo a 30 anni. Una volta arrivati a 30 anni, vivere con l'ottica di quello che saremo a 40. Una volta arrivati a 40, vivere con l'ottica di quello che saremo a 50, e poi alla pensione, poi buonanotte. Io sono il primo a fare questo errore, eh. Sono il primo, infatti sto facendo questo video per autoinsegnarmi questa cosa, così quando me ne scordo lo vengo a rivedere, anche perché questo video lo guarderò solo io. È tipo un diario, raga, questo canale YouTube è tipo un diario.